Gentili telespettatori, dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Livorno, il nostro secondo incontro per lo spazio dedicato alla sicurezza in mare curato dalla Guardia Costiera. Oggi, come di consueto, vi offriremo una panoramica sulle attività marittime previste nei prossimi giorni nella nostra zona marittima, per molte delle quali sono state emanate dalle autorità marittime delle ordinanze di divieto e di regolamentazione del traffico, ordinanze che vi consigliamo di consultare o di scaricare dal nostro profilo web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it alla voce Comandi Territoriali nella sezione Capitaneria di Porto. Andiamo ora a vedere le principali attività che si svolgeranno lungo il litorale toscano. Nelle acque di Marina di Carrara ricordiamo le esercitazioni militari in corso fino al 28 aprile. Inoltre, davanti la città, fino al 25 aprile, si effettueranno delle regate veliche. Davanti a Viareggio, a nord del porto, il 23 ed il 24 aprile saranno impegnate per l'intera giornata le unità a vela della classe Dinghi 12. Anche nelle acque livornesi non mancheranno delle manifestazioni sportive. In tutto il fine settimana ed il 25 aprile le zone di mare antistanti Calambrone, Livorno, Quercianella e Castiglioncello saranno teatro di regate veliche, mentre gare remiere interesseranno il 24 ed il 25 aprile il Calambrone e la Darsena Nuova del porto di Livorno. Il 23 ed il 24 a Piombino, nelle acque tra il porticciolo di Salivoli e Piazza Bovio, i windsurfer saranno impegnati in una competizione sportiva. Andando più a sud, nelle acque dell'Argentario, continuano le operazioni di dragaggio dell'imboccatura del porto di Cala Galera e si protrarranno sino al 30 aprile, mentre regate veliche sono previste dal 22 al 25 aprile ed interesseranno le zone di Riva di Traiano, Isola di Giannutri, Isola del Giglio, Porto Santo Stefano, le Formiche di Grosseto e Porto Ercole. Infine, all'Elba, nel ponte del fine settimana, le zone di Lido di Capoliveri, la spiaggia di Calanova e la spiaggia di Pareti ospiteranno una gara di nuoto. La nostra sezione sulle istruzioni per un buon uso del mare e delle sue risorse è dedicata oggi alla pesca sportiva. Ricordiamo che il pescatore dilettante non può catturare più di 5 kg di prodotto al giorno ed è fatto assoluto divieto di commercializzarlo. Non mancate di contattare la Guardia Costiera al numero blu 1530 per l'emergenza in mare. Saluti dalla Guardia Costiera e vi rimandiamo al prossimo appuntamento settimanale sulla sicurezza in mare.